Eccoci qua. Non ho bigliettino, fai una domanda. Infortunati resta invariata la situazione, quindi partiamo dal presupposto che la situazione Castaldo-Renon non è quella che, di cui abbiamo parlato, Lezzi sono quelle lì di cui abbiamo parlato, anche perché poi il mister spiegherà in questa partita qua chiaramente si fa un discorso diverso, quindi chiaramente un giocatore infortunato continua nel percorso di recupero, Castaldo-Renon sono quelli che restano più a lavorare per, in vista delle prossime, dei prossimi impegni. Adesso il mister ne farà un punto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti innanzitutto. Niente, abbiamo deciso insomma insieme di portare avanti quello che vi dicevo prima di Bisceglie, comunque di cercare di dare spazio a chi ne ha avuto di meno fino adesso per cercare delle risposte e di preservare sicuramente chi viene da infortuni e chi magari domenica è uscito con qualche problemino. Quindi ci sarà un gruppo che rimarrà a lavorare qui con il prof, che farà un lavoro differenziato integrativo, ed altri che andremo a giocarci la partita. E questo non significa che la snobbiamo, come vi dissi anche, ripeto, prima di Bisceglie, è una competizione alla quale teniamo, ma è giusto dare spazio a chi gioca di meno. E anche dopo un'accurata analisi di gente che viene da infortuni, qualche disturbo che abbiamo avuto domenica, qualche situazione logistica di viaggio, cercare di far riposare insomma qualcuno, riposare tra virgolette perché lavoreranno comunque qui. Ma rimarrà qua, Castaldo e Renone che sono gli infortunati, poi rimarrà Silva, Caldore e D'Angelo che vengono da un infortunio, Santoro che è uscito insomma un po' malconcio domenica dopo la gara di Catania, e Crispino che farà anche un turno di riposo. Quindi diciamo, oltre agli infortunati che sono Lezzi, Cavallini, Renone e Castaldo. Certo, ma i ragazzi, in questo caso tra virgolette chi gioca di meno, l'ha dimostrato col Bisceglie, di farsi trovare pronto, di fare una grande gara, e lo stesso faremo domani. Abbiamo preparato la gara come al solito con la giusta serenità per andare a fare la partita, sapendo di affrontare comunque una squadra che ha 22-23 giocatori titolari, non devo essere io a dirlo, li conoscete benissimo, quindi li andremo a affrontare col giusto piglio, con l'obiettivo di andare avanti in Coppa Italia. Poi ci potremmo riuscire o meno, questo non lo sappiamo, però l'obiettivo è quello, con il fatto di far giocare chi gioca di meno per avere delle risposte nostre anche in futuro. Il Catanzaro l'avete affrontato già due volte, però è cambiato il manico, praticamente è cambiato l'allenatore. Questo cambia qualcosa anche per quanto riguarda la preparazione della partita? Ma sicuramente, loro con Auteri avevano un calcio molto aggressivo, 3-4-3, invece con Grassadonia giocano 3-5-2 un po' con le idee nostre, hanno sicuramente molta più qualità e l'abbiamo visto nelle due o tre partite che abbiamo visionato. Quindi è cambiata sicuramente qualcosa nella fase di costruzione, però è una squadra che comunque sia a livello collettivo che a livello individuale ha tanta qualità, quindi sicuramente sapremo che al di là se giocano le prime o le seconde linee, ma credo che in quella squadra ce ne sono poche di seconde linee, una squadra che vuole andare avanti, tra l'altro non hanno giocato domenica, quindi sicuramente saranno più riposati di noi, però questo alla fine non ci spaventa, andremo a giocarci la partita tranquillamente. Ma va interpretata come abbiamo interpretato quella col Bisceglie, sappiamo che bisogna vincerla per andare avanti, noi cercheremo di farlo, ripeto, poi ci possiamo riuscire o meno, l'importante è che questa squadra, come ha dimostrato anche in Coppa col Bisceglie, non molla mai, sta sempre sul pezzo, lotta, combatte, ed è quella la cosa principale. Dico, mister, io vorrei fare un passo indietro alla partita di Catania, perché sì, guardando gli highlights ancora non riesco a spiegarmi come mai i pericoli nettissimi che c'erano fuori della partita non siano stati assegnati. Allora mi chiedevo se l'arbitro, a lei o insomma comunque, abbia dato qualche spiegazione di qualche genere. Purtroppo no.
spiegazioni non ne abbiamo avute, anche perché sapete benissimo che è anche difficile parlare con gli arbitri, però come diceva anche il mister in conferenza dopo la partita, è giusto dirle le cose, ma perché voglio dire, si vedono, non è che ci stiamo inventando qualcosa, però non deve essere un alibi, non deve essere sicuramente una scusa, quindi si vedono, ci sono, almeno a mio modo di parere sono netti, però purtroppo sbagliano anche loro e dobbiamo fare di necessità virtù. No, no, noi abbiamo provato anche a farglielo rivedere, ma ha detto di no, quindi... No, sicuramente siamo al di là se c'era o non c'era il fallo, che anche quello è dubbio, però voglio dire, eravamo in una situazione di 2 contro 1, non bisognava magari far fallo, andare a contatto, però è successo. È stato anche un po' sfortunato se l'è andata a rivedere, perché questa palla è andata a finire sul petto, se non sbaglio, di Silva ed è andata sui piedi di Cureale. Sicuramente dobbiamo migliorare, lo sappiamo, e a volte manchiamo magari in esperienza, però ecco, l'errore parte da lontano, magari non far fallo nel 2 contro 1 perché eravamo in vantaggio, in superiorità numerica, e stare più attenti su queste palle da fermo. Cioè, ha fatto un po' queste sue rimostranze, parlava degli arbitri, scontento di questa direzione arbitrale. È il segno che domenica veramente c'era la percezione di riuscire a portare a casa la prima vittoria fuori casa, nonostante qualche assenza pesante, e quindi vederla sfumare per degli episodi che ci hanno penalizzato, oppure perché ritenete che, come ha detto il mister, in 16 giornate di campionato solo calcio di rigore qualcosa vi sta mancando in questo senso qua, cioè quindi era riferito alla partita in seguito con Catania, oppure è una somma di tanti episodi che ritenete che vi sta mancando? Vabbè, diciamo che tra Catania e Bisceglie sono quelle, diciamo, veramente lampanti, dove soprattutto il secondo gol annullato ad Angelo a Bisceglie è stato, diciamo, clamoroso, anche perché la palla l'ha messa dentro, mi sa, quello, come si chiama, Raffaele Traina, mi sembra, l'ha deviata la palla, quindi voglio dire, autogol, neanche fuorigioco non esiste. Però domenica sono state due situazioni dove, rivedendole, veramente è chiaro che è calcio di rigore. Però io partirei dal fatto che dicevi prima, dove c'era la percezione di poterla vincere, perché abbiamo fatto veramente una grande gara sotto tutti i punti di vista, della fisicità, campo pesante, squadra che ha aggredito in avanti, abbiamo avuto la possibilità anche di fare il raddoppio con D'Angelo, se sfruttavamo anche 2 o 3 ripartenze diciamo con più cattiveria, quindi c'era la percezione di portare via qualcosa, comunque l'abbiamo portata, tranne gli ultimi 10-15 minuti dove loro hanno inserito Lodi, Di Molfetta, giocatori, voglio dire, importanti per questa categoria, hanno un po' spinto, ma con questi traversoni, queste palle buttate, voglio dire, in aria, quindi alla fine credo che si è fatta una grande gara sotto tutti i punti di vista e c'era la percezione di portare a casa, però venire con un punto da lì contro una squadra che secondo me c'entra poco con questa categoria, credo che sia tanta roba. Poi discorso delle 16 gare un rigore, un fatto oggettivo, ci sta. Sicuramente qua siamo in debito, in credito con qualcosa. Speriamo che arrivi, possa arrivare anche per noi. Poi ti volevo chiedere, il fatto di decidere di lasciare tanti calciatori qua, no? A prescindere da chi è infortunato, di Domenico uscito un pochino a Coggio, dà la sensazione che contro la Paganese la vera gara da portare a casa, da vincere, e quindi, tra virgolette, si può sacrificare anche da Catanzaro? Ma visto che rimane qua, visto che andrà a Catanzaro, sì, ma diciamo che sono una serie di, al di là del viaggio, sono una serie di situazioni messe insieme che siamo andati a valutare già domenica dopo la partita, nel senso che ci sono 2 o 3 giocatori che vengono da infortuni muscolari, qualcuno che domenica ha accusato qualche altro fastidio, 2 o 3 che si devono rimettere in condizioni perché sono andati in campo magari con poco allenamento, quindi diciamo che è stato fatto un discorso a 360 gradi più ampio. Poi magari se l'avessimo fatta in casa avevamo tutta un'altra gestione, ma comunque a
affrontare un altro viaggio, comunque lo dobbiamo mettere diciamo in conto. Al di là, e questo non vuol dire che Catanzaro viene in secondo piano, anzi penso che avete capito che ragioniamo partita per partita, quindi la situazione attuale ci dice di fare questo tipo di lavoro. Se magari era, ti ripeto, in casa avremmo affrontato in un altro, quindi l'abbiamo preparata per quello che andremo a fare con chi gioca di meno, con qualche ragazzino della juniores che ha anche la possibilità magari di mettersi in mostra, ma ripeto, non vuol dire snobbarla, che poi la Paganese è una partita importante, lo sappiamo, ma questo per abitudine nostra lo pensiamo giovedì. Ma che c'era un clima surreale anche dovuto al fatto che era a porte chiuse, questo lo si percepiva, però stando da fuori non si può capire realmente quale sia il problema. Una squadra del genere, se sta in quella posizione di classifica, indubbiamente qualche problema ce l'avrà sicuramente, perché stiamo parlando di giocatori che hanno fatto la A e la B, quindi sicuramente qualche problemino ce l'hanno. Il fatto di Lo Monaco lo sta prendendo ora da te, quindi non lo sapevo, però al di là di quello che c'era, noi domenica avevamo questa voglia dentro di finalmente di riuscire a portare il risultato pieno, non ci siamo riusciti, però facendo un punto a Catania, che comunque è una società importante, una squadra forte, per noi è stato comunque tanta roba, forse con un pizzico di rammarico perché c'eravamo quasi, quello sicuramente. Poi il fatto se sia un avversario o meno, io credo che difficilmente lasciano andare le cose così, cambieranno qualcosa a Catania, ma non credo che è una piazza dove molleranno facilmente, credo che difficilmente tireranno i remi in barca. È stato detto più volte che quando Zito gioca in quel ruolo è perché si vuole attaccare lì, perché c'è maggiore spinta e perché è un giocatore d'attacco, lo conoscete bene, quindi era una situazione proprio per andare a farmare in quella posizione. La Ribi è un giocatore comunque di qualità che è stato messo lì in quella situazione perché magari riesce anche a dare un po' più di copertura a Zito, riesce a leggere determinate situazioni, però avevamo bisogno di un giocatore che stesse nella zona intermedia, okay, perché loro venivano fuori con la mezzala sui nostri braccetti, quindi la mezzala stando in quella zona intermedia poteva giocare diversi palloni e in più Zito che allungava sulla fascia. Infatti due o tre volte siamo arrivati nell'uno contro uno con Zito con due o tre situazioni importanti, quindi è stata una cosa voluta. Quando gioca là è perché si vuole spingere di più. Però con Calabari al secondo tempo con il giocatore più di campo è andato un po' più in difficoltà. Secondo tempo Zito è andato un po' più no, calato no, abbiamo messo Mezzala e messo Paparusco che era un pochino più freddo. Il fatto è che loro a un certo punto sono andati 4-2-3-1 e hanno cercato di fare possibile vincere la partita, quindi erano anche un po' tra virgolette disordinati, nel senso che venivano su in molti, quindi però credo che l'abbiamo difesa alla grande, tranne quella situazione di Catania sull'1-1 non mi ricordo, diciamo, parate di Crispino, quindi. Posto. Grazie.